Buonasera, siamo alla libreria La Bottega di Manuzio, in via Giorgina Mestre. Questa sera presentiamo il libro Paolini Villani, La Compagnia Veneziana delle Indie. Siamo con l'autore Massimo Orlandini, un libro, oltre all'aspetto storico della Paolini Villani, un libro con molte illustrazioni, ricco di immagini, di storie, di testimonianze. Orlandini, cos'era la Paolini Villani? La Paolini Villani è stata un esempio paradigmatico di una prima zona industriale di Mestre, ed è un'azienda nel settore dei coloniali, delle spezie, delle droghe e degli insetticidi che ha tracciato la storia dell'insaporire i cibi, arte italiana nel mondo della cucina, ed ha anche rappresentato il tè Lipton per 50 anni, quindi è diventata anche stabilimento di produzione e trasformazione del tè Lipton. Parlando di Paolini Villani, subito l'associazione viene fatta con Mestre. La Mestre di quel periodo è a livello industriale, come possiamo Allora, descriverla? fine 800, inizio 900 ci sono dei fermenti industriali a Mestre in quanto alcune lavorazioni vengono trasportate da Venezia a Mestre per questioni anche sanitarie e anche per mancanza di spazio. Quindi si sviluppa una zona industriale a cavallo del Canal Salso e della prima asta di Via Cappuccina che si chiamava zona bandiera, prima che esistesse la zona Piave per intendersi. E qui si sono posizionate aziende le più particolari dai cementi, dal settore delle piastrelle di vetro, il settore delle caramelle, il settore appunto degli insetticidi e dei coloniali, fino al, diciamo, settore dei cotoni, dei magazzini dei cotoni e fino al Canal Salso, poi anche con la Matter, famosa nel campo dell'olio per motori e tante altre. Bene, ringraziamo Massimo Orlandini per questa breve Grazie presentazione e vi consigliamo appunto Paolini Villani, la Compagnia Veneziana delle Indie, il poligrafo.